delibera per un incarico alla infrastrutture lombarde per la ricollocazione di Ema Palazzo Pirelli con tutti gli annessi e connessi. Non abbiamo ancora deliberata perché aspettiamo il 20, è inutile deliberare un incarico se poi il 20 andrà in modo diverso, però abbiamo già allertato infrastrutture lombarde perché nel caso che tutti noi auspichiamo il 20 di novembre Ema venga data dal 21, infrastrutture lombarde parte già con tutto quello che serve per la relocation di EMA, relocation EMA, che è una delibera. Verrà segnata gratuitamente, Pirelloni verrà segnato gratuitamente. Sì, questo è nel dossier, qui stiamo parlando di che cosa dobbiamo fare noi per ospitare EMA, fare il progetto, Pirelli, dove mandare il consiglio regionale, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo già previsto uno stanziamento di risorse per infrastrutture lombarde. Ho solo informato la giunta perché, diciamo, per scaramanzia fino al 20 non ho problemi. Quindi il progetto ce l'ha in collocazione del consiglio regionale? Eh sì, si arriva. L'idea originaria, come sai, era mettiamo lì a Pirelli per 2 o 3 anni, nel frattempo costruiamo una nuova sede su disegno di EMA, sul progetto di EMA. EMA invece ci ha fatto capire che preferisce fare un solo trasloco, no? Quindi in quel caso lì traslocherà il consiglio regionale. La mia idea è di mandarlo, anche questo lo sapete, al Palazzo del Senato, utilizzare il Palazzo del Senato e via Senato, che è la sede più prestigiosa, lì c'è l'archivio di Stato. Però tutto questo farà parte del progetto che affideremo, se andrà come tutti noi ci auguriamo, a infrastrutture lombarde. Altre domande? Repubblica. Prego. Mi piace tornare alla bozza, insomma, sulla risoluzione. Sì. Devo dire.